60 anni sono tanti, però vissuti in una determinata maniera, con partecipazione, con passione, con adesione, con gioia, diventano veramente pochi. Non so se sono stati tanti o pochi, mi auguro che siano stati pochi. Vorrebbe dire che veramente il mio sacerdozio è stato vissuto con intensità, con amore, il che ho cercato di fare. Non so se ci sono riuscito. Con il vostro aiuto speriamo di migliorare per gli altri 60 anni. Grazie. Beh, abbiamo celebrato questo momento straordinario del 60°. Tante parole sono state dette, ma io penso che la parola che si può dire è quella che ognuno di noi ha ricevuto da lui per tanti anni, per tante circostanze. A noi in questo momento resta solamente di dover dire a lui grazie per i suoi 60 anni di vita sacerdotale, che come olio è sceso nella nostra vita come segno di benedizione. È sempre una gioia arrivare a questi appuntamenti per dare uno sguardo indietro e poi proiettarci in avanti. In queste circostanze tre sono le parole che noi sacerdoti diciamo: grazie per quello che abbiamo fatto, che Signore tu ci hai permesso di fare, perdona tutto quello che non siamo stati in grado di fare e aiutaci per quello che ci chiederai di fare. Quindi io, ecco, insieme alla diocesi, a tutto il presbiterio, voglio augurare a Don Antonio anni ancora di sereno, di una vita serena, di apostolato fecondo, di santità, e insieme con lui e con tutto il presbiterio ringraziamo il Signore per il bene che semina attraverso noi poveri sacerdoti. Un saluto davvero a tutti quanti e buone vacanze per chi sta ascoltando e chi sta vedendo questo filmato. Gli auguri più sinceri della nostra città a Don Antonio Resta, che ha rappresentato sicuramente per ognuno di noi un qualcosa di molto importante, sia per quello che ha saputo comunicarci, ma soprattutto per quello che ha rappresentato per tutti noi, perché è stato una persona sincera, una persona che ha dato speranza, la persona che ci ha confortato in qualsiasi circostanza. Io ho avuto la fortuna di essere stato vicino a lui in tante circostanze e sinceramente mi sono arricchito tanto di quella sua capacità di penetrazione, di penetrare all'interno, diciamo, di ognuno di noi, cercando di far uscire fuori tutto il bene che ognuno di noi ha. Quindi un augurio di Caladone, un augurio mio personale, e quindi Caladone ha voluto donargli questa targa che sicuramente lui apprezzerà, proprio perché vicino all'amministrazione comunale da sempre, sicuramente è un momento importante per lui che può suggellare questa collaborazione sia con l'amministrazione comunale ma soprattutto con la nostra città.